Ciao, bentornato sul mio canale, io sono Anna Lucia e oggi parliamo di come preparare l'esame di diritto romano. Prima di iniziare però ti ricordo che su questo canale ogni sabato esce un nuovo video, se non è ogni sabato comunque di sabato, e quindi non capisco perché non ti sei ancora iscritto. Direi che possiamo iniziare. Allora, se stai preparando diritto romano probabilmente sei all'inizio, quindi sei il primo o al secondo anno. È uno degli esami che si dà all'inizio, magari te lo sei portato, sei andato avanti e te lo sei lasciato indietro. E in ogni caso, il diritto romano è molto importante, nel senso che è un po' come quando si studia il latino o il greco al liceo, perché serve per dare le fondamenta a tutto quello che si andrà a studiare dopo. Per questo è uno dei primi mattoni da affrontare il primo anno, di solito. Io ho dato il primo anno. La cosa importante da dire di diritto romano, innanzitutto, è come è fatto il tuo esame. Da me a Verona è uno degli esami più difficili, è uno dei primi, oltre ad essere difficile perché la materia è molto, molto complessa, cioè è tanta, più che complessa è tanta, la difficoltà sta nel fatto che anche è il primo grande scoglio insieme al diritto privato che lo studente si trova a dover affrontare il primo anno. Innanzitutto è importante capire quindi come è strutturato il tuo esame, perché so di altre facoltà in cui il diritto romano è molto semplice. Quindi innanzitutto dipende anche un po', indipendentemente da ciò, comunque devi studiare, perché che sia facile o difficile, comunque da studiare c'è sempre. Allora, il manuale di riferimento che ho preso in considerazione, su cui ho aperto gli occhi, ve lo dico già fin da subito, è questo, è il Burdese. Non so se si capisce quanto è scritto piccolo. Qua, ecco, e il caro amato Burdese. L'alternativa era per esempio il marrone, a volte consigliano il marrone, oppure un altro che non mi ricordo il nome perché è passato troppo tempo. Il torrente, forse no, forse quello di privato, non mi ricordo più. Comunque, vabbè. Quindi io ho studiato qua sopra e è uno di quegli esami dove ci ho dato l'anima. Di solito mi scelgo ogni anno quali sono i due o tre esami di dove morirò per quell'anno. E a parte questo, che cosa è importante sapere di diritto romano? Allora, secondo me, tutte le volte che si inizia a affrontare un esame di questo tipo, quindi un esame molto corposo, è importante capire quali sono gli argomenti fondamentali che dovete avere chiaro per, diciamo così, incasellare poi tutti i sottoargomenti. Cioè avere un'idea, una roadmap chiara di quello che saranno le tematiche su cui bisognerà poi andare a concentrarsi. La cosa su cui, per esempio, a lezione si è concentrato, sono concentrati moltissimo i due professori, perché c'era l'ordinario e quello associato che si davano il cambio, è stato in particolare il processo che è stato un po' complesso all'inizio, soprattutto perché poi il diritto processuale lo si affronta al quarto anno, lo sto affrontando io adesso, che è una delle materie più difficili. Vabbè. A parte questo, il processo, l'extra cognizio, il per formula, se così via. Quindi una delle cose su cui si era concentrato moltissimo i miei professori era il processo, e poi ovviamente l'obbligazio, quindi che cos'è l'obbligazione e tutto il resto, soprattutto perché è una delle prime materie giuridiche che voi affrontate, quindi dovete avere questi concetti molto chiari. Quello parlo per le obbligazioni. Ma ovviamente queste non sono le uniche tematiche da tenere in considerazione, e da questo punto di vista io consiglio sempre di prendere il libro di riferimento che vi ha consigliato il professore e di andare all'indice. Dall'indice risulta chiaro quali sono le tematiche, il modo in cui è strutturato il libro e quindi quali sono gli argomenti che vi porteranno via più tempo e più meno tempo. Per diritto romano, altra cosa che voglio dire è, se voi non avete fatto un liceo classico o un liceo dove avete fatto comunque latino, non preoccupatevi perché non siete tenuti a saperlo e anche il professore lo sa. Non potete, non è, non c'è niente di latino da impararsi a memoria se non qualche frasetta per fare un po' scena, come mi ero imparata io la definizione di usufrutto, oppure di obbligazio. Obbligazio è iuris vinculum, non mi ricordo più. Oltre a questo, non mi ricordo più. Vabbè. Comunque, per quanto riguarda le tematiche più importanti, allora tenete come presente il processo, come si sviluppa, e anche un po' tutta la storia, l'introduzione generale di quello che noi, di come facciamo noi a sapere oggi del diritto romano e del perché è stato fondamentale il diritto romano. Ma questo credo lo affronterete anche in storia del diritto, se dovreste in teoria fare storia del diritto medievale e moderno, almeno io l'ho studiato molto bene lì. Per quanto riguarda i temi da affrontare, su cui
e sono importanti. Allora, è molto interessante, oltre che importante, secondo me, capire la famiglia. Mi spiego meglio, più che la famiglia, i soggetti, in particolare alcune figure particolari che non ci ricordano, che non ci sono nel nostro ordinamento, come per esempio gli schiavi, e qual è il loro ruolo, come vengono qualificati all'interno dell'ordinamento. Sostanzialmente, come sapete, loro sono qualificati a delle res, sono praticamente delle cose. E quindi tutte le varie modalità, le caratteristiche peculiari con cui si trasferiscono i vari schiavi da un proprietario ad un altro, ma anche per esempio il regime della famiglia, pater familias, il rapporto che ha nei confronti dei figli, e da questo collegato all'aspetto di diritto delle successioni, quindi la parte riguardante il decuius, e quindi questa è una grande famiglia. Secondo me, la parte riguardante le persone, e quindi chi è che effettivamente è capace, che ruolo hanno per esempio gli schiavi, e poi ovviamente la successione, che è un po' collegata ovviamente alle questioni della famiglia. Anche il ruolo, ecco, devo dire che è stato molto interessante, perché gli schiavi, cioè, è stato interessante. Ecco, e poi ovviamente l'altro grande filone, vabbè, sono i diritti reali, è qui che nasce il concetto di proprietà, e ovviamente poi le obbligazioni. Molto importante che cosa è l'obbligazione, poi noi, mi ricordo che ci siamo basati su una serie di contratti, abbiamo usato una serie di contratti tipo lenzo vendizio, e qual era la differenza, mamma, questo ricordo che, ma questa era la cosa, la differenza tra lenzo vendizio e la semplice tradizio, e ricordo che quando l'avevo scoperto mi si erano aperti tipo i mondi, le cose, perché cioè sembra la stessa roba, ma in realtà sono robe completamente diverse, e quindi andatevi a vedere quella differenza tra lenzo vendizio e tradizio. E poi per esempio, per quanto riguarda i diritti reali, eccoli qua, li sto guardando, i diritti reali, eccoli qua, sono tutti questi. Questi sono i diritti reali, che sono molto, in realtà sono molto utili, perché poi il diritto privato, io ricordo aveva dato diritto romano immediatamente dopo diritto privato, perché è molto 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 simile, quindi se li fatti vicino come due esami è utile, perché non c'è tanta differenza, ecco, di tematica, è una cosa, cioè si riprende l'uno con l'altro. Poi la famiglia, quindi la dot, quindi persone, cose, fatti giuridici, vabbè, ma la cosa importante è la famiglia, come vi dicevo, i diritti reali, le obbligazioni, e ovviamente questa è la parte introduttiva, quindi come funzionano le obbligazioni, e poi tutti i vari tipi di contratti che sono qua, e voilà. E poi vabbè, donazioni ed eredità, ma la cosa più importante direi che sono le obbligazioni, i diritti reali e la famiglia. Queste sono le tre cose più importanti. Poi l'eredità, e che anche questa, l'eredità e anche le donazioni, però le donazioni, diciamo che la cosa su cui secondo me bisogna puntare è, appunto, sono queste tre tematiche, e ovviamente lo svolgimento del processo, ecco. Frequentate, il mio consiglio è frequentare, soprattutto perché è una delle prime materie giuridiche con cui vi è raffrontate, quindi è molto utile potersi confrontare col professore, soprattutto perché appunto sono queste piccolezze che, appunto, qual è la differenza tra emzio, vendizio e tradizio? Rispondetemi qui sotto se la sapete, così cominciate anche un po' a ripassare. Ecco, vi ringrazio, spero di essere stata utile, e il mio consiglio comunque quando studiate è sempre di ripetere tanto a voce alta, perché bisogna imparare a acquisire il linguaggio, almeno io quello che ho dovuto fare, ecco. Nonostante venisse da un classico, quindi bla bla bla, cioè sono abituata a fare, a avere la parlantina, ecco. Detto ciò, spero di essere stata utile in qualche modo, se sì, no, lasciami un commento qui sotto, rispondimi alla domanda, insomma, indizio what is, e direi che ci vediamo al prossimo video. Un bacio!